Bologna, 21 marzo 1752. All'illustrissimo segretario Flaminio Scarselli. Carissimo Flaminio, vi scrivo oggi, giorno in cui la terra festeggia il suo equinozio primaverile, non per gioire, ma per piangere con voi su queste carte. Giusto ieri mi pervenne la, per me, tragica notizia che la milanese Maria Gaetana Agnesi, spentosi il padre, ha dichiarato le sue intenzioni di non accettare la cattedra in matematica offertale dal nostro eminente Papa Benedetto XIV. Mi ero preparata ad accoglierla come fosse una delle mie figlie, fiduciosa nell'essere da lei sostenuta nelle sfide quotidiane che il nostro sesso incontra fuori e dentro la vita dello studio. Mi ero rallegrata perché non sarei stata più sola. Ricordo ancora come fosse ieri il mio dibattito pubblico in filosofia, i festeggiamenti dopo il mio addottoramento, la lusinghiera curiosità dei filosofi nell'accettarmi tra le loro fila e infine il conferimento a me, prima tra le donne del mondo, di una cattedra, la mia amata filosofia universa. Ho fatto tutto quello che era in mio potere per apparire degna. Ho assecondato le necessità sociali sposando un medico, Giuseppe Veratti, e avendo molti figli. Ho rispettato il decoro e la religione, tanto che di me si dice solo il bene in questo. Sono comunque andata avanti, ostinata, per la mia strada. Non volevano che insegnassi in pubblico? Ebbene, col mio denaro, nelle mie stanze, ho organizzato una scuola privata dove davvero ero libera di sperimentare e di accogliere i miei discepoli. Sarebbero diventati famosi. Alessandro Volta, Lazzaro Spallanciani. Con loro parlavo di come si rigenerano i tessuti degli anfibi, come le salamandre. Fortuna volle che nacqui proprio nell'anno in cui vide la luce il nostro glorioso Istituto delle Scienze. Da questo ricevetti sempre sostegno e ammirazione. Ricordate? Voltaire chiese a me medesima di presentarlo alla cerchia dei nostri compari. Ma ancora, il cammino è lungo, lo so. Sono solo la prima e vedo stendersi davanti a me, solitario, il mio tragitto, il mio destino. Anche tra gli accademici, ho saputo, serpeggia la malalingua e lo scontento. Chi dice faccio troppo, chi mi rimprovera la troppa socialità, chi ancora mi descrive inebriata da ingiusta fama. Lasciate che vi dica la mia. E si vedono in me Circe, la figlia del sole, che col potere e la conoscenza della natura domina la ragione e la forza dell'uomo. Quante volte ci siamo fermati ad ammirare la bella maga nelle stanze dell'estroso Tibaldi, facendo attenzione a non disturbare gli accademici di Palazzo Poggi. Gli uomini tutti, invece, perdonatemi se includo anche voi, si sentono novelli Ercoli, eroi del sapere e della ricerca. Non vi è giorno che, passando per l'istituto, non lanci uno sguardo di sfida alla statua di Ercole di Messer Angelo Pio, al centro del bel cortile. A cosa starà pensando? Al dominio del mondo? Chissà. Un giorno arriverò ad insegnare finalmente fisica, non più filosofia. Ho capito che Newton ha spalancato le porte di una nuova era scientifica e forse io, la sua umile seguace spinta da forze insondabili, sarò ricordato come colei che è riuscita ad aprire alle donne le pesanti porte dell'università. Portate i miei omaggi a Nostra Santità e ringraziatelo in mia vece per il sostegno sempre offertomi in questi anni duri ma necessari, tanto per la scienza quanto per me medesima. Vostra amica, Laura Bassi.